Buongiorno e buon inizio settimana, buon lunedì. Vabbè, quando voi vedete questo video, in realtà la settimana è già iniziata da 2 giorni. Comunque, oggi ho portato Gabriele a scuola e Pia è a casa e anche le bambine perché sono malate. Ho malata Giorgia, Sabrina e Giada. Invece Pia ha avuto un po' di febbre sabato e poi, con l'aiuto del papà e di Sabrina, devo dire che ha proprio le difese immunitarie a 10 miliardi perché sta bene. Sta bene, adesso vabbè, le gocce sono ancora un po' al nasino, ma ogni tanto, però sostanzialmente ha avuto qualche linea di febbre sabato. Le abbiamo dato subito la tachipirina e poi Sabrina le ha aspirato il naso. A me non piace usare tanto la pompetta perché lo facevo con Manuel, ma poi lui odiava questa pompetta. Invece Sabrina, come dicevo appunto, ha un sacco di pazienza. Secondo me dovrebbe fare la maestra o comunque qualcosa che riguarda i bambini, perché veramente ha tantissima pazienza. Comunque le ha aspirato questo nasino, anche perché io sono andata a fare la spesa e quindi non potevo aspirarglielo io e dovevo andare a fare perché bisogna mangiare. E praticamente gli ha, sembra come se fosse passato e quindi niente, adesso ne approfitterò, visto che sono a casa, per iniziare il cambio di stagione. E mi viene male solamente a pensare a quante volte devo fare su e giù con borse, borsine, borsette. Però anche perché inizia a fare freddo, le temperature sono calate tantissimo, soprattutto al mattino e anche alla sera. Infatti stavamo parlando stamattina perché mi hanno chiesto: ma quando è che mettiamo il piumone, la coperta? Gli ho detto: non aspettate di avere una notte freddo per metterlo, mettiamolo adesso. Mettiamo il plaid, quelli che avevo comprato da Happy Casa l'anno scorso o 2 anni fa, non mi ricordo. Gli ho detto: mettiamolo e almeno siamo tranquille, perché è inutile aspettare di avere freddo. Quindi volevo fare anche il cambio lenzuola e mettergli il plaid, così almeno, perché di notte fa freddo. Cioè io dormo col lenzuolo, però se avessi anche una coperta insieme al lenzuolo non è che mi dispiacerebbe. E poi invece adesso in questi giorni è nuvolo e ieri è stata una giornata, un temporale, una pioggia, tanta di quell'acqua che, cioè, abbiamo passato comunque la giornata bene, ma è stato poi un po' tutto incasinato. Non è venuta molta gente, ma in generale me l'avevano già più o meno detto, alcuni dicendo solo che non venivano, altri accozzando scuse, ci sono rimasta male, altri invece tipo Sara stavano tutti male, quindi non è potuta venire, però ci sono rimasta male perché il torto, non venendo, cioè non l'hanno fatto a me, ma l'hanno fatto ai bambini. Perché è vero che facevano in 5 una cosa, no? Diciamo, c'era da fare il regalo a 5 bambini, però volendo, cioè, bastava veramente un pensiero. Alla fine anche 10 euro a testa loro sarebbero stati felici. Non è che devi per forza fare cose in grande, ecco, o regali super costosissimi. Quindi alla fine bisognerebbe anche un attimino pensare, però vedo che non è più così, vedo che ormai la famiglia, diciamo quella di origine, si è sfaldata, non interessa più nessuno riunirsi per stare tutti assieme. Di conseguenza con Maurizio abbiamo anche pensato che alle prossime cose così faremo molto meno, inviteremo solo quelli che poi veramente fanno vedere che ci tengono, ecco, e basta. Adesso una mattina che poi Pia, che gli altri sono a scuola, volevo andare a trovare mio zio e mia nonna,
perché poverino è sempre da solo con lei, e, cioè nel senso è sempre da solo con lei perché gli altri figli lavorano, ma anche quando non lavorano in realtà non è che, però gli altri figli lavorano e quindi lui ci sta dietro lui, e allora volevo andarlo a trovare per tenergli un pochettino di compagnia, per fare due parole. Anche per vedere se magari ha bisogno, vuole uscire. Beh, con la nonna adesso è un po'. Non sta proprio benissimo e quindi magari non si fida, ecco, a lasciarla com'è. Però anche solamente fare due parole con qualcuno, invece che stare tutto il giorno da solo, cioè, allevia un po', ecco. E niente, comunque per adesso andiamo a fare questo cambio. Prima faccio colazione e poi iniziamo il cambio di stagione. Iniziamo perché non credo che lo finirò oggi. Però già che hanno messo a posto gli armadi, iniziamo perché almeno i bambini hanno roba lunga, maglie lunghe per andare a scuola, perché soprattutto Manuel e Giorgia che escono comunque alle 7 del mattino fa freddo. Perciò bando alle ciance, come dice sempre Robertina. E non vedo l'ora di andare a fare le unghiette nuove. Andiamo a fare qualcosa. Allora, sto preparando del tè anche per le bambine. Giada ha chiesto il tè normale. Sabrina l'ha scelto a sorpresa del calendario dell'avvento dell'anno scorso. Faccio questa tisana sgonfiante a base di zenzero, finocchio, mente e cannella, quella che avevo preso al Lidl. E poi come colazione mi sono fatta questo, che andrà a coprire anche lo spuntino, perché se poi faccio avanti e indietro con le borse non ho tempo. E ho messo avocado, un po' di insalata e pomodoro e basta. Loro invece hanno chiesto solo il tè, anche perché hanno mal di gola, quindi adesso poi magari gli faccio mangiare anche qualche cracker e poi stasera raviolini in brodo. Ma ora andiamo vado a versare l'acqua e così poi iniziamo a far colazione. Andatevi indietro, sedetevi indietro. Anche Pia, vai là. Ma qui c'è scritto 10, ma secondo me va bene già. Ma piuttosto se non mi sta, diciamo, perché se non mi sta. Ah, questa è la maglia come quella che. Intanto già te non la mette, vai prima che la mettete, casa dell'acqua sotto il ponte. Ma ti sta male. Questa secondo me è già già qui. Da vincere in un colpo solo. Mi sarebbe bello saperlo prima di mettermi a regalo. Lo scontrino su kinder.it e scopri subito se hai vinto. Uno zaino per mille avventure con i tuoi bambini e tanti giochi per divertirsi in famiglia. Partecipa al concorso Mamma, su ma per quegli kinder.it. asini non va a ginnastica artistica. No, certo che no, siamo Non andati ora per andare a scuola. Dire che non devi uscire oppure devi portare Giorgio Lanza. Eh? Devi portare Giorgio. Oggi? Ma sei lunedì! E qua non ci sono le bim bom bom. Questo devo. Giorgia! Thank you.
Allora, volevo aggiornarvi sulla situazione avocado. Il primo ho dovuto buttarlo via perché la radice non veniva fuori e si era tutto rovinato qua sopra e non so come mai, comunque non stava procedendo. Allora, adesso ne ho spelato con le dita senza usare coltellini niente un altro e l'ho messo a mollo di nuovo come diceva quello là e vediamo se invece questo viene. Allora, viste le temperature, stasera tortellini in brodo per i celiaci e raviolini in brodo per noi. Questi raviolini li ho presi l'altro giorno che sono andata a fare la spesa all'Eurospin, non li avevo mai visti, c'era scritto novità, sono questi qui, se riuscissi a... della Tre Mulini, pronti in 3 minuti con carne di vitello. Li assaggiamo e poi vi faccio sapere come sono. A visti così sono belli, speriamo siano anche buoni. Comunque adesso io vi saluto e noi ci così mangiamo e noi ci riaggiorniamo domani mattina. Ciao! Ma scusami, è la giornata degli sport giovedì? Sì. Ma tanto ve li fanno vedere, li dovete fare voi. Li dobbiamo fare noi. Prima ce li fanno vedere, poi dopo li dobbiamo fare noi. Buongiorno! Allora, siamo venuti dal pediatra che ha detto a Sabrina che... Ma siamo avanti qua? Che praticamente giovedì può andare a scuola, praticamente. Se non le sale più la febbre... mi ha detto che posso mandare a scuola, di continuare a spruzzargli in gola uno dei due spruzzi, ha detto di non spruzzarlo tutti e due e quindi niente, di continuare così e poi di se giovedì non, appunto se in questi oggi domani non le sale di nuovo la febbre, giovedì può andare a scuola. Quindi siamo andati, lui l'ha detto, quindi lei è contenta comunque perché non ha voglia di stare a casa. Però anche perché un conto secondo me se stai a casa perché stai male, proprio magari la febbre così, allora. Però se stai a casa che stai male così così, nel senso che magari hai la tosse, il raffreddore, ma non hai la febbre, dopo un po' ti annoi. Ecco, perché non puoi fare tante cose, ma non puoi... puoi neanche farne, cioè ti annoi perché dopo un po' le cose finiscono che puoi fare. Comunque adesso stiamo appunto tornando a casa e continuerò con il cambio di stagione perché a parte il fatto che fa freddissimo e quindi assolutamente devo tirar fuori la roba più pesante e poi perché tanto è una cosa da fare, quindi già che ci sono loro che ne approfitto che e anche Giorgia ancora è a casa e anche Giada e probabilmente anche Giada tornerà a scuola poi giovedì perché ha un po' di raffreddore, un leggero mal di gola, però non è che non è messa diciamo male come Sabrina e quindi giovedì tornerà penso a scuola anche Giada e allora ne approfitto adesso che ci sono loro in casa che stanno con Pia, così io posso fare su e giù con le borse. Anche perché prima facevo diverso, però poi sto tanto tempo di sotto. Adesso vediamo un attimo se fare così e guardare la roba direttamente da sotto. E così almeno non sto a portare anche roba che non ci serve in realtà di sopra. Anche se la maggior parte della roba nelle borse è tutta invernale, per quello che facevo così. Le scatole invece poi dovrò fare così, cioè che guardo di sotto e poi porto su solo quello che ci serve, perché se no non è che posso portare su e giù le scatole. Comunque, ieri non stavo tanto bene neanche io, mi sentivo proprio come se mi avesse asfaltato un'asfaltatrice e ho un po' di pizzicore qui nella gola, però diciamo che tengo botta. C'è una nebbia, adesso vi faccio vedere.
giornata uggiosa, cioè proprio fa freddo, è una giornata proprio brutta, l'aria si sente che non è quella, cioè io non lo so, le stagioni sono cambiate anche col passare degli anni, io mi ricordo degli autunni e delle primavere dove sì, faceva caldo ma non troppo, adesso invece fresco ma non troppo, invece adesso passi dal caldo che sudi solamente che respiri a il freddo così che cioè non dico che c'è quasi da congelare, ma ecco, insomma, al mattino in macchina il riscaldamento acceso fa piacere perché fa freddo, quindi vabbè, noi siamo arrivati e niente, quindi adesso poi ci mettiamo a fare i lavori, come ieri vi farò vedere qualche cosina. Non vi faccio vedere tutto perché sennò veramente ho paura di annoiarvi, perché comunque faccio su e giù 150 volte e poi anche mentre smisto i vestiti, cioè secondo me poi diventa noioso, quindi vi farò vedere qualcosa, poi vorrei anche sistemare la cucina e devo anche fare delle lavatrici, solo che c'è l'asciugatrice che ha qualcosa se che non oggi va. Non mi sale la febbre, giovedì vado a scuola, poi possiamo montare la bici. Sì. Yeah. Però c'è qualche cosa che non va perché non mi asciuga i panni. Non so se è perché la lavatrice li strizza poco, non riesco a capire perché prima li asciugava benissimo, adesso invece lo devo far andare 2 o 3 volte, se no non li asciuga. E col tempo così anche, non è utile che li metto fuori perché non si asciugano. Non voglio mettere gli stendini in casa perché abbiamo comprato l'asciugatrice apposta per eliminare il problema stendini, anche perché, come avete visto, la casa comunque non è molto spaziosa e quindi uno stendino, 2, e sono ingombranti. Perciò adesso vediamo un attimo. Penso a cosa fare, poi vi faccio vedere, vi porto con me. Però noi adesso andiamo. Ma prima di fare tutti questi lavori facciamo anche colazione. Allora, prima di mettermi a continuare il cambio di stagione, ho lavato i pezzi dell'asciugatrice, che erano sporchi. Da qua è venuta fuori un'acqua nera. Questo era sporchissimo, quindi li ho puliti bene, adesso li ho messi qua alla finestra ad asciugare e basta, adesso inizio a portare sulla roba per il cambio di stagione. Volevamo farvi vedere un attimo che l'abbiamo aperta la bicicletta di Sabrina. Perché così impari ad andare in bicicletta. Bisogna montare solo i pedali, era messo così il manubrio per quello che stava nello scatolone e bisogna raddrizzare il manubrio. Ma perché è messo così male? Perché bisogna tirarlo su, vedi che al contrario, se no non ci stava nello scatolone. E poi dobbiamo abbassare un po' il sellino, ma lo facciamo fare poi a Maurizio perché io non sono capace. Cioè abbassare il sellino sì, ma sistemare questo no. Comunque l'abbiamo tirata fuori, almeno tiene meno posto, è veramente molto molto bella. Vi lascerò il link, tieni un attimo, vi lascerò il link sotto negli acquisti che abbiamo fatto perché l'ho presa su Amazon e quindi vi lascio poi il link sotto anche degli altri regali che ho preso ai bambini. Molto tanto molto si bene. Procede con il cambio di stagione. Aia. Non vedete il letto fatto perché prima, fino a 2 secondi fa c'era Giorgia che dormiva e quindi abbiamo iniziato il cambio di stagione, siamo andate avanti e poi adesso che se lei si è levata sistemiamo il letto. Allora, abbiamo mangiato ed è arrivato un pacchetto da Amazon. Cosa c'è? Qui c'è una scatola con i feltrini
per il tavolo, per le sedie, eccetera, eccetera. Le ho prese perché sono di diverse misure, adesso poi le apriamo assieme, da mettere sotto i letti, perché sennò quelli soprattutto di Manuele e Gabriele fanno un casino pazzesco. Qui invece, che adesso la mia valletta mi aiuta, ci sono i lumini. Sono questi. Mettilo lì, appoggialo. No, dritto, dritto. Ce n'è uno acceso. Ecco, bene. Ecco. Abbiamo preso questi lumini. Poggialo lì, poggialo lì. Pia, dalla Sabrina. Dalla Sabrina. Io voglio accendere. Adesso ti facciamo vedere come si fa. Dallo a Sabrina. Praticamente li abbiamo presi. Mettilo lì. Ma acceso. Li abbiamo presi da mettere dentro le zucche che abbiamo preso l'altra volta per Halloween, perché come vi dicevo non mettiamo, perché appunto come vi dicevo la candela non la volevo mettere perché ho paura. Non vi faccio vedere l'effetto finale perché poi lo vedrete quando sarà al momento. Allora, aggiornamento delle, non so che ore sono, qualcuno mi dice che ore sono. Eh? Ah, ecco, delle 5 e un quarto praticamente, stiamo sistemando i panni e adesso Giada andrà a fare una cernita di questi qua, perché come vedete sono già tantissimi così e ne ha già altri nel cassetto e non ci starebbero tutti. Sabrina, Pia sono lì a prendere un po' d'aria visto che c'è il sole, perché comunque a tenerla chiusa in casa non, se non ha la febbre non mi sembra eccessivo, e i cani anche sono lì a prendere un po' d'aria. Qui adesso sistemiamo tutto e boh, basta. Il pomeriggio poi è praticamente finito, devo andare a preparare la cena, non ho ancora idea di cosa fare, devo anche preparare il pranzo per domani per Gabriele, e quindi adesso faccio questo velocemente così poi vado a fare questi lavori. Quanto difficile, vero, la scelta? Esatto, perché sono bellissima questa. Va bene. Allora, sono scesa, ho preparato la cena. Ho fatto peperonata con salamelle per loro e peperonata con straccetti di soia per me. Qui invece sto facendo gli spinaci per fare la per fare la frittata di spinaci per Gabriele per domani. E niente, questa qui è la nostra cena. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!